Cari ragazze e cari ragazzi, bentornati alla nostra rubrica Teen Readers, il nostro appuntamento con gli adolescenti. Oggi parleremo di amicizia. Il primo libro che vi presento è Agata e Pietra Nera di Ursula Le Guin della Salani. È un libro famosissimo che ha veramente avuto tantissime ristampe. Un libro pieno di domande, un libro sul senso della vita. Un libro sulla necessità di fare le proprie scelte, di inseguire i propri sogni, un libro sull'amicizia e sull'amore. E Owen, il protagonista, è un tipo un po' particolare, a scuola ottimi voti, moltissimi interessi, però non riesce a integrarsi nel gruppo. Per come ha fatto, non riesce a farsi degli amici. Ci ha provato, si è sforzato. Owen per caso incontra Nathalie. Anche lei ha 17 anni, anche lei è una ragazza un po' particolare. Tra i due nasce una grande amicizia. E finché non si ritrovano un giorno sulla spiaggia proprio a parlare della vita. Sì, perché questo è un libro senza risposte e a un certo punto proprio loro ce lo spiegano. Non parliamo dei nostri problemi, dei genitori, delle nostre ambizioni, parliamo della vita. Decidemmo che non ha senso chiedersi qual è il significato della vita, perché la vita non è una risposta, la vita è una domanda e tu, proprio tu, sei la risposta. E lì a 10 metri c'era il mare che si avvicinava sempre più, il cielo sopra il mare, il sole che declinava nel cielo. Faceva freddo e fu il momento più straordinario della mia vita. Può esistere l'amicizia tra un ragazzo e una ragazza? Una storia vera, 95 pagine pure che vanno dritte al cuore e che veramente ci chiedono se per una persona siamo disposti a mettere a repentaglio il nostro destino. E chissà se tra di loro veramente nascerà o no qualcosa. Il secondo libro che vi propongo è La regina del trampolino. È la storia di Nadia e Carla, 12 anni, che condividono lo stesso pianerottolo, la stessa classe, la stessa squadra. Sono delle campionesse di tuffi. Disciplina un po' particolare e ci immergiamo anche noi nella storia di queste due ragazze che fin dai 6 anni si avvicinano a questo sport. È una storia di amicizia, un'amicizia che non si sa se si rivelerà vera, grande o forse se dimostrerà le sue fragilità, perché a un certo punto succede un incidente. Una loro amica di squadra ha un incidente durante un tuffo e si ritira. Inoltre, nella loro vita compare un uomo, una persona sconosciuta a cui loro dovranno dare un volto. Un libro molto carino, si legge tutto d'un fiato, non per forza bisogna essere appassionati di tuffi o di nuoto, anzi è proprio l'occasione per scoprire questa disciplina. Alla fine non si sa, può essere anche che si arrivi a un bivio, perché a volte l'amicizia è anche quello, è a un certo punto prendere su il proprio bagaglio, il proprio zaino e percorrere due strade diverse. Ma non per questo, non vuol dire che l'altro è stato parte di noi e veramente ci ha aiutato a crescere e ad essere quello che siamo. Il terzo libro di cui vi voglio parlare oggi è Viaggio di maturità di Deborah Gambetta delle L. L'esame di maturità è alle porte e Ale, Becco e Lele sono tre ragazzi, compagni di classe, che si sono visti per tutti i giorni per i 5 lunghi anni di liceo. Lele è il classico figlio di papà, bello, viziato, ricco, che però da qualche parte anche lui ha un grande cuore. Poi c'è Becco, che invece è lo studente modello, intellettuale, aspirante scrittore, ascolta solo musica classica, tanta solitudine nella sua vita.
infine c'è Ale, che è il protagonista. Ale non sta vivendo un gran momento, sapete, perché è appena stato mollato dalla sua ragazza, senza una spiegazione. Mollato proprio nel periodo più difficile della sua vita. Lei se n'è andata oltretutto via, senza dire niente, è a Gallipoli in Puglia con la sua famiglia. Passa l'esame di maturità e l'unica soluzione che rimane è partire, andare da lei e scoprire perché questa relazione è finita. Quindi questo è proprio il titolo, è il viaggio da Bologna a Gallipoli, è un viaggio on the road di questi tre ragazzi. C'è un pezzo molto carino dove loro appunto sono in auto e Ale dice: e oggi, mentre guido sprofondato in questo silenzio, appena scalfito dal ronzio della radio e dal vento, capisco che cosa unisce me, Becco e Lele. Un senso di solitudine, un silenzio profondo dentro che isola e allontana e riconosce altri silenzi. Un recipiente che non può essere colmato, perché il problema non è far tacere il silenzio, il problema è ascoltarlo. E forse crescendo, con l'aiuto dell'amicizia, impareremo ad ascoltarlo così bene che non lo sentiremo mai più. Un'amicizia al maschile, quindi molto interessante anche per la schiettezza con cui si parlano i tre ragazzi. E un libro per dire che quando la vita sembra non avere più senso, ecco che l'amicizia rimane uno dei pochi valori a cui veramente aggrapparsi e che può fare la differenza.